Grazie, siamo qui a presentare questa declaratoria di decadenza parziale riguardante il consorzio edilizio di cooperative Lega San Paolo Auto nel piano di zona Tor Vergata. È una delibera che è stata diciamo, oggetto di una lunga trattazione in quanto si riferisce a un piano di zona all'interno del quale sono stati realizzati alcuni alloggi con fruizione di contributo pubblico che era stato erogato dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici. All'interno della procedura abbiamo rilevato che circa otto aventi diritto corrispondenti a otto alloggi hanno rifiutato di saldare quanto dovuto per la definitiva assegnazione degli alloggi e delle relative pertinenze. Questo rifiuto deriva dalla presunta violazione dei prezzi massimi di cessione da parte della cooperativa. Infatti, successivamente al rogito sono state richieste delle cifre integrative per presunte migliorie. Queste cifre evidentemente si riteneva non essere dovute. Cerco di ricostruire il percorso. I soci. Scusi assessore, chiedo ai consiglieri, al pubblico presente in aula di osservare più silenzio perché altrimenti non si capisce quello che dice l'assessore. Grazie. Anche perché è un processo abbastanza complesso e vorrei che tutti quanti fossero ovviamente chiaramente edotti su quello che è successo. Le otto famiglie, gli otto assegnatari a cui sono state richieste queste cifre, hanno rifiutato di pagare e quindi sono stati estromessi dalla cooperativa e dichiarati occupanti sine titolo. A questo punto è intervenuta una procedura ovviamente di richiesta di rilascio delle unità abitative e però le famiglie hanno segnalato all'amministrazione che la scelta di non formalizzare gli atti di compravendita definitivi fossero dovute al fatto che il prezzo di compravendita eccedesse il prezzo massimo di cessione stabilito dal Comune. Per cui, dal momento che la UO Edilizia Sociale ha acquisito le fatture e con mail inviando mail all'Avvocatura Capitolina il 20 febbraio scorso, quindi 20 febbraio 2017, e il 7 marzo, a seguito dell'acquisizione di atti da cui risultava tale difformità, si è ritenuto di voler acquisire e sospendere quindi lo sfratto delle otto famiglie, in quanto si è ritenuto opportuno appunto che a tutela e garanzia del prevalente interesse pubblico e quindi di consentire ai soggetti che erano stati illegittimamente estromessi dalla compagine sociale e quindi dalla cooperativa e quindi erano stati dichiarati non aventi diritto all'assegnazione dell'alloggio, invece si è stabilito di riacquisire in virtù del superamento del prezzo minimo di cessione, di riacquisire al patrimonio gli otto appartamenti e di fatto riassegnarli temporaneamente in attesa della verifica del mantenimento dei requisiti ovviamente necessari per l'assegnazione degli stessi, di riacquisirli a patrimonio capitolino. Quindi la delibera prevede che solo per le otto unità immobiliari e non per tutti i 72, mi sembra, adesso non ricordo, comunque alloggi della cooperativa, ci fosse questo atto di riacquisizione al patrimonio. L'atto di riacquisizione ha di fatto bloccato lo sfratto delle famiglie e ripeto per il tempo necessario a verificare che tutti gli atti comunque siano regolari e le stesse famiglie abbiano mantenuto il diritto di assegnazione dell'alloggio, per questo tempo sono state riassegnate in diritto di superficie a questi soggetti che erano gli originari prenotatari. Questa è in sintesi il contenuto della delibera, è una delibera importante per noi perché afferma un principio, cioè quello che non è possibile con modalità a nostro modo di vedere illegittime chiedere
agli assegnatari delle famiglie somme ulteriori per migliorie non dovute e quindi eccedere di fatto il prezzo massimo di cessione degli appartamenti stabilito per legge e sulla base del quale vengono erogati contributi pubblici, e quindi crediamo che sia una delibera che tutela i cittadini rispetto ad azioni che riteniamo illegittime da parte di chi ha realizzato gli interventi. Chiudo qui la mia declaratoria, vi ringrazio. Grazie assessore. Ci sono iscritti a parlare? Consigliere Calabrese, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente.